Ma io sono stata qui l'anno scorso e devo dire che ho un ricordo bellissimo, soprattutto di voglia di fare, di partecipazione, di affetto, di entusiasmo. Qual è il miglior motivo per essere qui ancora quest'anno? E devo dire che il sud è pieno di tutte queste cose ed è anche per questo che mi piace, forse perché ho delle radici anch'io di Salerno, mio nonno era di Salerno, quindi è un po' un ritornare alle origini. Quando si parla di trilogia dei balletti più importanti dell'Ottocento si pensa a Tchaikovsky, quando si parla del Novecento si pensa alla trilogia di Luciana Savignano con il Bolero, con i Carmina Burana e l'ultima Carmen con Susanna Beltrami che oltretutto è qui presente al festival. Questi tre balletti sinteticamente cosa ci può ricordare di queste tre icone, no, del repertorio del Novecento? E Luciana Savignano è un'icona del Novecento. Mamma mia, mi sento investita di grande responsabilità. Ma che dire di Bolero? Vabbè, è un balletto che ho fatto tantissime volte, un balletto che ha accompagnato parecchi momenti importanti del mio percorso artistico. Con Susanna ho lavorato tanto, è stato ed è tuttora un'esperienza esaltante. Un'esperienza sempre in divenire, perché bello è che con le creazioni si ha modo di sviluppare tutto quello che sono i segreti più profondi della voglia di sperimentare, appunto. E quindi il segreto, secondo me, è di avere sempre l'entusiasmo di fare, di andare avanti e di vedere cosa succederà. Un suggerimento tecnico, pratico, che lei, insomma, dall'alto della sua esperienza, cosa si sente di suggerire a questi ragazzi per poter non diventare un étoile, perché purtroppo se ne diventa in pochi étoile, insomma, però per essere soddisfatti del proprio lavoro? Essere soddisfatti del proprio lavoro, diciamo che è alla base di tutto questo, perché la danza non è una passeggiata, non è una danza richiede impegno, sacrificio, voglia di fare, volontà, ma soprattutto amore per quello che si fa. Io credo che tutto questo esista già perché lo si vede, perché la grande partecipazione che c'è, la grande voglia, il grande entusiasmo già rispondono a questa domanda. Quindi quello che posso dire io, senza dare consigli, che sono sempre molto difficili da dare, è di continuare a essere come sono.